abbiamo la possibilità di prendere da 13 ettari di terreno 6 milioni di euro? No, dobbiamo venderli tutti e 600 ettari di terreno per prenderne 9 di milioni di euro. I terreni che non si possono vendere, che tra 20 anni saremo chiamati, non noi, ma i nostri figli a pagare, perché questo è quello che succede. Spesso vengono portati in eredità ai nostri figli i danni del passato, perché stasera vedremo i danni del passato che sono arrivati oggi. Vedete, con quei 6 milioni di euro a me non dispiacerebbe. Quando voi vedete questi lampioni illuminati, beh, dovete sapere che noi paghiamo anche la bolletta. Questa bolletta sono circa 500-600 mila euro all'anno di bolletta. Io faccio un piccolo discorso. Se facciamo un piccolo parco eolico comunale, di proprietà comunale, sempre sui terreni di proprietà del comune, con delle pale da 200 kW che sono poco impattanti, quindi poco invasive, e che ci costa un paio di milioni di euro, 2 milioni e mezzo di euro, e ci rendiamo autonomi sotto l'aspetto energetico, cioè i 500 mila euro di bolletta all'anno che noi paghiamo, dopo 5 anni che ci ammortizziamo il costo di questo parco, non li paghiamo più e li abbiamo in bilancio per fare altre cose, è male o è bene? L'unico problema è che oggi non ci stanno risorse per fare questa cosa, allora li possiamo prendere da cosa? Valorizzando quei nostri terreni. Questo è il punto. I 600 ettari di terreno che noi abbiamo come comune di Lucera, abbiamo chiesto di poter, uno, toglierli, perché uno degli altri argomenti di cui volevamo discutere quando abbiamo avuto quell'incontro con il sindaco, abbiamo detto: se abbiamo degli argomenti sui quali ci possiamo mettere d'accordo, facciamoli. Tu sei la maggioranza, noi siamo la minoranza, ma non saremo mai una minoranza di quella stupida semplicemente per dire no, no, no. Il mio obiettivo principale non è mandare a casa Pasquale Dottoli, sia chiaro questo, mentre da parte di qualcuno c'è solo una parola: vieni via tre, vieni, vieni via tre, vieni, vieni, manco per casa da me. Per me, se si dimette, se ne va, bene fa, perché posso raccontare, e ne ho raccontati 100.000 di danni che ha fatto questa amministrazione, ma non è il mio obiettivo principale è cercare di veder nascere qualcosa in questa città, e se devo votare insieme alla maggioranza qualche volta perché nasca qualcosa, beh, qual è il problema? Preferite andare a piedi o che ho cattato un pulmone? Cioè, questo è il discorso che voglio fare io. No, parlavo da venire a piedi e poi non venire qua e non dico: voi fanno a piedi, cioè, sono loro che non fanno a cattare un pulmone, e poi non dico: voi fanno a piedi. Cioè, prendere veramente in giro la città. Un'altra delle cose sulle quali noi volevamo discutere è togliere i terreni di proprietà comunale a chi non fa il lavoro di coltivatore diretto, di agricoltore, per darlo ai disoccupati, perché ci sono degli impiegati, perché ci sono dei pensionati, perché ci sono degli ingegneri, perché ci sono degli architetti, degli avvocati che conducono quei terreni. Non vivono di quello, ma li conducono quelli. Scusate, è pazzesco toglierli a questi qua per cercare di fare una cooperativa di giovani che vogliono fare la famosa filiera corta agroalimentare? Io non credo. No, non è pazzesco. Mi sembra di dire una follia. Allora, se io riesco a trovare un accordo su questo, che faccio? Siccome quelli della maggioranza, io sono minoranza, dice no, lascia bene. Ma che se ne viene a mattina? E sarebbe male se una parte di quei terreni, con una parte di quei 5-6 milioni di euro che andremo a prendere dall'alienazione di quei terreni che facciamo diventare edificabile, li utilizzeremmo per fare, che ne so, magari dei pozzi artesiani nei terreni di nostra proprietà, per renderli irrigui, e quindi avrebbero sicuramente un valore maggiore, sia se li vuoi mettere a coltura e quindi darli a qualche cooperativa per farli gestire, facendoti pagare l'affitto, attenzione, non volendoli regalare, e sia se li devi semplicemente fittare. Questo è il nostro concetto. La prima cosa che dovremmo cercare di fare è valorizzare il nostro patrimonio, cosa che non viene assolutamente fatta. Chiusa questa parentesi su quell'incontro segreto,